Cantiamo a Gesù è nata da questa esigenza, portare Gesù a tutti attraverso il Ministero della Musica e del Canto. Noi eravamo ragazzi piccolissimi, avevamo 12, 13, chi 10, chi addirittura 7, 8 anni. Crescendo insieme abbiamo formato, diciamo, questo gruppo. Il canto è proprio l'arma più grande che possiamo usare per l'evangelizzazione. Avevo circa 16 anni e frequentavo il corso di crisma nella parrocchia e un giorno mi fu proposta da una persona che frequentava il corso insieme a me di unirmi al coro e scoprì questa nuova passione dentro di me, cioè il canto. Iniziai proprio a pregare mentre cantavo. Tutti i canti che noi abbiamo scritto, che sono online, vengono scritti davanti a Gesù, quindi è Lui la nostra unica fonte di ispirazione. Sono in italiano, in napoletano anche. Il nostro primo canto è stato Figlio di Re, un canto scritto da un nostro seminarista, Luigi Greco, e questo canto parla proprio appunto della figliolanza, quindi del nostro essere figli di Dio. Ragazzi, cantare per me è una grande gioia. Con il canto loro esprimono una lode a Dio, ciò che Dio ha fatto nella loro vita, anche perché molti giovani che sono entrati nella nostra parrocchia appunto poi si sono inseriti nel coro e hanno iniziato comunque una vita di preghiera, una vita di fede, quindi attraverso il coro loro hanno poi deciso di iniziare un cammino. Io ero un ragazzo di strada, sono cresciuto in mezzo alla camorra e, diciamo, a tutte queste situazioni che riguardano il male. Grazie a Don Michele sono stato recuperato e pian piano ho scoperto tanti doni. Proprio quello di cantare, che è stato il primo, mi è stato proposto. Con il nostro gruppo abbiamo fatto anche una grande esperienza, che è quella del Festival di Sanremo. Quest'anno c'è stata la prima manifestazione, il primo Festival di Sanremo della canzone cristiana. La nostra unica intenzione era veramente di far pregare le persone e alla fine abbiamo ricevuto un premio, si chiama Premio San Giovanni Paolo II. San Giovanni Paolo II, come sappiamo, è il santo dell'evangelizzazione, quindi per noi è stato veramente un segno, anche perché la nostra scuola di evangelizzazione si chiama proprio San Giovanni Paolo II. Ogni azione liturgica la rende sempre più bella, il canto. È un momento mio con Gesù. Mi concentro, chiudo gli occhi e ogni parola la dedico a Lui. Tu sei.